Rabiot al bivio con la Juve, rinnovo al ribasso o cessione, ma Allegri, 3 anni sono ormai trascorsi. E Adrien Rabiot non è mai riuscito a conquistare il cuore dei tifosi bianconeri, né a convincere appieno per rendimento e atteggiamento anche l'ambiente interno alla Juve. Però non è detto che la sua avventura possa ritenersi ormai agli sgoccioli. Non perché nelle ultime settimane sia riuscito a rappresentare quella fetta abbondante di tifo juventino che vuole alzare la voce contro gli errori arbitrali, anche se da più parti le sue proteste live o via social siano state accolte come un bel segnale di riscossa per quanto poco in linea con l'atteggiamento societario. E nemmeno perché, almeno contro l'Inter, abbia lanciato segnali di vita anche in campo. Ma perché davvero Max Allegri, come molti in casa Juve, crede ancora in una sua ritardata esplosione? Tanto da potergli concedere più un'altra forse ultima possibilità in vista della prossima stagione. Però ha una condizione. Quando il contratto di Rabiot si avvicina alla scadenza di contratto, infatti, il club bianconero si trova di fronte a un bivio, rinnovo o cessione. Parlando di rinnovo solo a patto di una sensibile riduzione dell'ingaggio, sicuramente lontanissima dagli attuali 7 milioni netti più bonus. Se mamma Veronique e Adrien dovessero accettare, in tempi brevi, queste condizioni, allora con ingaggio spalmato potrebbe davvero iniziare una seconda vita di Rabiot in bianconero. Altrimenti dovrà arrivare dal mercato una soluzione che già a gennaio era stata cercata con insistenza ma senza successo e che in futuro potrebbe comunque arrivare, considerando comunque uno status da titolare fisso sia nella Juve che nella Francia. Nel caso, potrebbe bastare una proposta non lontana dai 15 milioni per convincere il club bianconero a lasciare andare Rabiot. Si complica la permanenza di Morata, irrompe un terzo club tra Atletico e Juve, si complica ancor di più il difficile percorso per vedere nuovamente il prossimo anno Alvaro Morata vestire la maglia della Juventus. La permanenza dell'attaccante spagnolo ex Real e Atletico Madrid in casa bianconera è ad oggi una delle priorità del duo Arrivabene-Cherubini, che non vorrebbero perdere un valido elemento già in sintonia con Vlahovic in attacco e con il grande senso del sacrificio. Fa il gioco della Juventus anche la volontà del giocatore, in pace a Torino e attualmente alla ricerca di una definitiva stabilità per sé e per la sua famiglia. Nonostante queste condizioni, la situazione è tutt'altro che rosea al momento. I primi contatti con l'Atletico Madrid non hanno dato i segnali sperati. La vecchia signora cerca di abbassare il riscatto, forte anche della volontà dell'atleta di rimanere, ma gli spagnoli fanno muro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport inoltre, la situazione potrebbe diventare più delicata in quanto un terzo club si sarebbe rivolto all'Atletico per sondare il terreno spagnolo. Si tratterebbe dell'Arsenal, il cui interessamento potrebbe convincere ancor di più i colchoneros a rifiutare la proposta di sconto bianconera e di optare così per una nuova destinazione. Al momento le parti in questione, Juventus e Atletico per la precisione, restano al lavoro per trovare una soluzione nonostante i rallentamenti, grazie anche alla mediazione di Juanma López, l'agente dello spagnolo. La Premier resta in queste ore solo un'indiscrezione che potrebbe trovare o meno conferma dopo una fumata completamente nera da Madrid.